Benvenuti su Home Writing. Oggi parliamo di congiuntivo, quando usarlo e quando non usarlo. È sempre sbagliato dire che io ho invece di che io abbia, ad esempio. Andiamo a vederlo assieme. Quando l'azione non è reale usiamo il congiuntivo, ma ci sono alcune eccezioni. Non si usa con espressioni probabilmente, secondo me, forse e anche se. Nonostante, queste espressioni introducono un qualcosa di irreale e quando siamo nel campo dell'irrealtà possiamo utilizzare il congiuntivo, ma eccezione fatta per queste che ho appena detto. Non si usa neanche con le espressioni come poiché, siccome, dopo che. Non si usa con aggettivi che esprimono certezza. Ad esempio, sono certo che hanno mangiato le carote nel frigo. Non si usa con i verbi dichiarativi. Quali sono? Affermare, confermare, dichiarare, promettere, dire, giurare, spiegare, sostenere, scrivere. Dice che non sei più andato a trovarlo, ad esempio. Oppure ancora, hanno risposto che non sono andati perché avevano la febbre. Non si usa con i verbi che esprimono percezione. Accorgere, intuire, notare. Vedere, sentire, scoprire, percepire. Vi siete accorti che hanno tagliato l'erba? Ci sono dei verbi che reggono sia il congiuntivo che l'indicativo. In questi casi però il significato della frase sarà diversa. Verbi: ammettere, ad esempio. Ha ammesso che il fidanzato lo ha tradito. Ammettendo che tu dica il vero, comunque sarei scettico. In questo caso sono diverse le funzioni che utilizziamo, perché nel primo caso ammettere viene utilizzato con certezza assoluta. C'è qualcuno che può testimoniare che il fidanzato abbia tradito la compagna, perché è qualcosa ormai saputo, è qualcosa che è venuto a galla, quindi è qualcosa di certo. Quindi, sebbene ci sia il che, segue poi l'indicativo. Nel secondo caso, invece, noi supponiamo qualcosa. Supponiamo che l'interlocutore stia dicendo la verità. Stesso discorso si potrebbe fare anche con i verbi capire e considerare. Vediamo due esempi diversi per ognuno. Capire. Ho capito che mi sbagliavo. L'ho riconosciuto, c'è la certezza. Ok? Quindi non usiamo il congiuntivo dopo il che, ma l'indicativo. Capisco che tu abbia sonno, ma resisti ancora un po'. Per considerare, invece, potremmo fare un esempio con l'indicativo dicendo: considera che avete già preso dei giorni di ferie, non ne avrete altri. Oppure con la supposizione. Stai considerando che si possa fare diversamente? Ok, questi erano tre verbi e abbiamo visto essere utilizzati in maniera differente, ma il significato che vogliamo dare alla frase. Questi verbi mantengono sia l'indicativo che il congiuntivo, ma a grandi linee la differenza sostanziale qual è? Il congiuntivo esprime incertezza, nel momento in cui lo utilizziamo esprimiamo incertezza. Negli altri casi, invece, quando abbiamo certezza di qualche cosa, al che può seguire anche l'indicativo. E sempre in base al contesto, abbiamo visto che alcuni verbi, quelli citati all'inizio del video, fanno eccezione, per cui poi si tratta soltanto di impratichirsi, insomma, prendere confidenza con quello che è il concetto del congiuntivo, della certezza e dell'incertezza. Per cui, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella per le notifiche e noi ci vediamo per il prossimo contenuto.